Perché Italia le ha ricordato questa mostra, che in fondo ha un po' questo scopo, no? Ma è un'Italia che immaginavo, un'Italia che ho visto, un'Italia meravigliosa, e devo dire che chi ha la mia età ha una grande nostalgia di queste cose, ha una grande, come dire, un grande amore, è come se fosse tutto della famiglia, cioè noi appartenevamo a una famiglia, a un modo di essere, a un modo di vivere, a un modo di guardare, eravamo tutti uguali. Adesso io faccio fatica a capire questo sviluppo della società, non ha più cuore, non ha più tradizioni, è lanciata verso un luogo, verso qualche cosa che non capisco quale sia. Là sapevamo dove andavamo, adesso è come se la velocità fosse talmente, sviluppata, che abbiamo perso il senso di dove stiamo andando. Io raccomanderei a tutti di fare un attimo di silenzio per riuscire a capire cosa stiamo facendo. Questo è importante. C'è in questa mostra molto passato, ma c'è anche una proiezione per il futuro, tutto sommato. Sì. Cioè ci auguriamo che sì, questi 120 anni diventeranno 240. Sì. Però le dico, io ho paura che in questa, come dire, non ci sia, nello sviluppo nostro, non ci sia più nessun riferimento ai valori, perché i valori non cambiano, del passato. L'egoismo, la volontà di denaro in genere, ma di potere, ci ha tolto la misura dello sviluppo della nostra vita e della nostra gioia. Abbiamo strumenti che ci distraggono, che ci distolgono, e credo che questo sia il pericolo dello sviluppo, della crescita. La crescita deve essere sempre misurata con un sentimento. Quando non c'è sentimento e c'è la crescita, è pericoloso. Ovviamente il touring è associato al viaggiare. Sì. Noi diciamo, lo slogan della nostra rivista è il nostro modo di viaggiare. Sì. Lei per necessità, sì, per piacere viaggiato, anche, ovviamente ha viaggiato molto. Qual è il suo modo di viaggiare? Ma il mio modo di viaggiare, oserei dire, è quello ancora di andare a piedi, perché non si gode nulla di meglio che camminare a piedi. Poi ci sono dei mezzi, c'è la bicicletta. Il Touring Club incomincia con un club di ciclisti che volevano conoscere, ma qualunque mezzo. L'importante è che ci lasci a contatto col territorio, ci lasci a contatto con l'atmosfera, ci lascia a contatto con la pioggia, con il sole, con le nuvole, con l'ombra, con il sole. Cioè non dobbiamo perdere la misura di chi siamo e dove siamo nati, altrimenti rischiamo di perdere la nostra mente. È stato un po' invitato qui come compagno di viaggio. Sì. Se dovesse scegliere il suo compagno di viaggio, sì, per il prossimo viaggio, un viaggio qualsiasi, chi sceglierebbe? Ma io sceglierei una persona a cui voglio bene, evidentemente, perché bisogna sempre avere uno specchio mentre si viaggia, qualcheduno a cui comunicare, che ti comunichi. Io credo che il viaggio solitario è bello, ma il viaggio in due è meglio. Poi il numero per il quale si può viaggiare forse è minimo, ma non molto numeroso, perché sennò si perde. Cioè tu puoi avere una sintonia con pochi, non una sintonia con tutti. Allora hai sempre bisogno di sentire qualcheduno che ti vuole bene e al quale vuoi bene, poter comunicare un'emozione, poter solo toccare una persona perché hai visto una cosa. Questo è fondamentale. Non dobbiamo perdere la nostra misura umana. Quando l'uomo perde la propria misura umana, ho paura che perda, come dire, il codice di comprensione delle cose. Quindi insomma c'è anche un viaggio terapy anche in questo c'è caso. Un viaggio terapy, un viaggio terapeutico, che è quello che ti fa assaporare, ti fa capire e ti viene anche raccontato cosa è avvenuto lì, perché la terra ti parla, e se qualcheduno ti racconta, la terra vive e ti viene addosso, ti dice cos'è. Io quando vado in un paese e mi raccontano la storia del paese, mi emoziono.